Sorteggio ATP, Sinner Alcaraz separati, l'Azzurro gioca domenica sera contro De Minau. Nei doppi, Bolelli e Vavassori affrontano Revalo Pavic. Commercio illegale di cani, 3 arresti nel Turinese, 3 capi d'accusa, maltrattamento e uccisione di animali. Nel 2023 l'aria in Piemonte era meno inquinata, lo dice uno sguardo all'area 2023 di Arpa. Lo scorso anno si sono abbassate le concentrazioni di polveri sottili. Juve testa al derby, l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio in perdita per oltre 199 milioni di euro. Toro e Granata cercano il riscatto. Buonasera, bentrovati in nuova edizione di TG Piemonte. Prima di passare a parlare delle ATP, come avete sentito dai titoli, passiamo a una notizia di cronaca. Ho preso dei brutti voti, questo in sintesi il contenuto di un biglietto che un ragazzino di 13 anni, residente nel Pinerolese, in provincia di Torino, nell'area metropolitana del capoluogo, ha scritto prima di tentare di togliersi la vita gettandosi dal quarto piano del palazzo in cui abita. Lo studente di terza media è stato ricoverato all'ospedale infantile di Torino Regina Margherita, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ora in prognosi riservata. Alla base del gesto ci sarebbe il rendimento scolastico del ragazzino, su questo stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pinerolo. ATP Finals, Sinner in un gruppo e giocherà già domenica sera contro De Minaur, Alcaraz nell'altro gruppo, questo per i singoli. Nel doppio Bolelli e Vavassori sfideranno a Revalo Pavic, lo hanno stabilito i sorteggi per l'edizione 2024 del NITO ATP Finals. L'appuntamento è dal 10 al 17 novembre all'Inalpi Arena. Sentiamo. Saranno Medvedev, Fritz e De Minaur, i rivali di Sinner, numero uno al mondo. Alcaraz invece dovrà vedersela con Zverev, Ruud e Rublev. Lo hanno deciso i sorteggi per quanto riguarda i singoli dell'edizione 2024 delle NITO ATP Finals. Nel doppio gli azzurri Bolelli e Vavassori sfideranno la coppia Arevalo Pavic. Sinner giocherà domenica sera contro De Minaur, che debutta nelle Finals. Ad aprire il cartellone dei match domenica mattina la sfida del doppio Kolov-Mektic contro Purcell Thompson, seguita dal primo singolo che vedrà in campo Medvedev contro Fritz. Lunedì sarà invece la volta della coppia azzurra Bolelli-Vavassori, che troverà sul campo la coppia Bopanna-Ebden. I singoli del lunedì saranno affidati al secondo gruppo con le sfide Alcaraz contro Ruud e Zverev contro Rublev. Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, commenta il sorteggio dei singoli. Stiamo parlando dei primi 8 giocatori al mondo, insomma. Difficile cercare di avere un buon tabellone, un buon girone in una manifestazione del genere. Credo che l'unico dato significativo sia il fatto che Alcaraz, che è stato numero uno al mondo ed è, diciamo, l'antagonista principale in prospettiva di Yannick, sta nell'altro girone, e dico anche che nell'altro girone c'è Zverev. Io che Zverev sarebbe stato in prospettiva il più forte elemento di disturbo nell'ascesa di Yannick al numero uno del mondo, l'ho detto all'inizio dell'anno in tempi non sospetti, e quindi sono contento che stia dall'altra parte. Però insomma, stiamo parlando di giocatori fortissimi, stiamo parlando di una formula 2 su 3 che non è quella degli slam, che consente a chi è più forte di dimostrare il suo valore con più ampia probabilità. E quindi comunque un girone molto difficile, può succedere qualunque cosa. Sì, certo, sulla carta partiamo favoriti, ma insomma, vincere qua, questo è il campionato del mondo e si gioca con una formula molto difficile, da un certo punto di vista molto più spettacolare, molto meno noiosa di 3 set su 5, ma che lascia aperta la porta a sorprese molto più facilmente della formula lunga dei 3 su 5. A pochi giorni dall'inizio del torneo in Piazza San Carlo è possibile visitare Best of Torino, la mostra fotografica a cielo aperto che ripercorre i momenti più iconici delle prime 3 edizioni torinesi del torneo. Piazza Palazzo di Città ospita invece la mostra fotografica Court of Champions, dedicata ai grandi protagonisti degli oltre 50 anni di storia del torneo. Il percorso di mostre
a tema sull'inizio ATP Finals si completa in via Po con Qualified Players, un racconto per immagini che presenta i giocatori qualificati al torneo 2024, i momenti più iconici delle loro carriere e i tornei che li hanno consacrati campioni. Cronaca, associazione a delinquere finalizzata alla commercializzazione illegale di animali da compagnia, maltrattamento e uccisione di animali, frode nell'esercizio del commercio, falsità ideologica, omessa denuncia. Sono questi i capi d'accusa che hanno portato all'arresto di tre persone a Chivasso, nel torinese, indagati anche veterinari liberi professionisti. Sentiamo. Tre persone sono state arrestate a Chivasso nel torinese nell'ambito di un'indagine del nucleo carabinieri CITES di Torino. L'operazione, denominata Banda Bassotti, ha riguardato la commercializzazione illegale di animali da compagnia. Ai tre, tutti italiani, ora ai domiciliari, vengono contestati anche maltrattamento e uccisione di animali, frode nell'esercizio del commercio, truffa, estorsione aggravata, furto e usura. L'inchiesta ha preso spunto da diverse perquisizioni eseguite nella base operativa della banda a Chivasso e negli studi di medici veterinari liberi professionisti, indagati nell'ambito dello stesso procedimento penale. Sono stati sequestrati fattrici e cuccioli di cani destinati a commercio illegale, documentazione sanitaria e fiscale, assegni e denaro contante. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Ivrea, ha portato alla luce un giro d'affari di diverse centinaia di migliaia di euro, frutto della vendita illegale di cuccioli di cane, privi della documentazione attestante la razza dichiarata. I carabinieri hanno anche sequestrato nel corso dell'operazione oltre 442.000 euro, un'unità immobiliare, un'auto e 114 esemplari di cani. Sciopero dei mezzi pubblici domani. Lo stop di 24 ore del trasporto pubblico avverrà con prestazioni ridotte nelle sole fasce di garanzia che tutelano la mobilità dei viaggiatori con l'utilizzo del 30% del personale viaggiante. Sono assicurati, spiegano i sindacati, i servizi assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti, come collegamenti con porti, aeroporti, nonché quelli specializzati di particolare rilevanza sociale, quali trasporto delle persone con disabilità e scuola bus per materne e elementari. A Torino saranno garantite alcune corse bus, alcune linee della metro dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Si abbassano le concentrazioni di polveri sottili a Torino nel 2023. I dati arrivano da Uno sguardo all'aria 2023, che è uno studio di ARPA Piemonte. Sentiamo. Aria meno inquinata a Torino nel 2023. I dati arrivano dal rapporto Uno sguardo all'aria 2023, un documento tecnico che ogni anno ARPA Piemonte stila descrivendo dati ed elaborazioni sullo stato della qualità dell'aria nel territorio della città metropolitana di Torino a partire dai primi anni 70. I dati sulle polveri sottili rilevati lo scorso anno presentano un netto miglioramento rispetto al 2022. Il valore limite annuale del PM10 e del PM2,5 è stato rispettato in tutti i siti di monitoraggio. Per la prima volta i superamenti del valore limite giornaliero della PM10 si sono concentrati principalmente nell'agglomerato torinese e nelle stazioni caratterizzate da intenso traffico veicolare. Il valore limite di 18 superamenti della soglia oraria è stato rispettato ovunque. Il 2023 è stato leggermente più siccitoso e più caldo rispetto alla media dei 10 anni precedenti, ma complessivamente ha avuto condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Questo aspetto ha parzialmente contribuito al miglioramento dei dati che è stato osservato. Il numero di giornate con concentrazioni medie giornaliere superiori al valore di 50 microgrammi per metro cubo si è ridotto in tutti i punti di misura. L'applicazione diffusa delle migliori tecniche disponibili e di relativi controlli, associati a condizioni meteorologiche meno sfavorevoli, hanno consentito di registrare un miglioramento della qualità dell'aria, anche se il rispetto dei limiti giornalieri per il PM10 e la media annuale per gli ossidi di azoto rimangono una criticità nella città metropolitana di Torino, ha commentato il direttore di ARPA Piemonte, Secondo Barbero. Adesso andiamo in piazza Valdofusi, sono iniziati i lavori nello spazio nel cuore di Torino, verranno eliminati i graffiti e sistemate nuove telecamere di sorveglianza. L'intervento è stato approvato dalla Giunta, sentiamo tutti i dettagli.
Addio a graffiti, pavimentazione sconnessa e degrado. Così Piazzale Valdufusi cerca di rifarsi il look, almeno nelle intenzioni del Comune di Torino, dopo l'intervento approvato dalla Giunta. La piazza verrà riqualificata con interventi grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. Nel dettaglio, l'area nel cuore di Torino verrà ripulita di tutti i graffiti, previsto un trattamento protettivo delle superfici. Verranno eliminate le torrette portafaretto danneggiate con ripristino del cordolo in marmo e sistemato il parapetto rovinato nell'angolo tra via San Francesco da Paola e via Cavour. Contro i vandali verranno installate delle nuove telecamere di videosorveglianza, verranno sistemate le pareti delle rampe d'ingresso dal lato di via Accademia Albertina, così come la pavimentazione sopra i quattro angoli della piazza. La riqualificazione di Piazzale Valdufusi si inserisce nel progetto più ampio Innovation Block di recupero dell'area. Ma cosa ne pensano commercianti e residenti di questi lavori? Piazza Valdufusi, come la vedi? A breve partiranno lavori e come speri che diventi? Ma io la vedo come una grande idea, soprattutto per quanto riguarda il locale che c'è nel mezzo e che è circondato da uno skatepark. Il fatto che facciano dei lavori penso sia una gran cosa, perché così lo skatepark non sta tanto bene e di conseguenza la gente che dovrebbe viverlo non se lo vive come dovrebbe. La Giunta metterà anche nuove telecamere. Sul fronte della sicurezza tu qua ti senti sicuro? Come percepisci questo aspetto? Allora, per quanto riguarda la sicurezza, la Giunta penso che sia arrivata a questa decisione per quanto riguarda il fatto che la sera c'è una movida e poiché chi la vive non ha coscienza di quello che sta facendo. Se mettono le telecamere, le mettono perché? Perché c'è qualcuno a controllare, se uno non si autocontrolla come fa? Tu come vedi la piazza? Questi lavori che partiranno secondo te servono? Ma sicuramente servono, perché comunque è una piazza molto frequentata, sia da skater ma anche solo da famiglie che si fanno il giro in centro, quindi sicuramente potrebbero essere di molto aiuto, secondo me. Metteranno anche nuove telecamere. A livello di sicurezza, tu come la vedi? Beh, sicuramente aiuteranno anche quelle. Non si è mai troppo sicuri, perché può succedere il furto, comunque la violenza può succedere in centro, può succedere in periferia, ma specialmente in centro bisogna essere tutelati. L'investimento totale è di 14,6 milioni di euro, 3 anni la durata dei lavori prevista. Torino è tra le amministrazioni che hanno saputo fare della qualità ambientale il loro punto di forza. Il riconoscimento arriva con il premio Sviluppo Sostenibile 2024 assegnato alla città nella categoria Neutralità Climatica e Soluzioni Nature Positive. Torino, la cerimonia di assegnazione del premio si è svolta questa mattina a Rimini nel corso di Ecomondo. A ritirare il premio l'assessore alla transizione ecologica e digitale Chiara Foglietta, la vedete in questa immagine. Tecnologia e società sempre più vicine grazie a Prometeo, una nuova piattaforma del Politecnico di Torino per i contenuti culturali dell'Ateneo. Giocano un ruolo importante i social network. Vediamo perché. Tecnologia e società, due fattori che non sempre vanno di pari passo. Il Politecnico di Torino cerca di colmare questo divario che a volte si presenta proponendo una nuova piattaforma per i contenuti culturali dell'Ateneo. Una piattaforma che porti dei contenuti per tutti, sempre più fruibili ed accessibili su diverse dimensioni, la dimensione social, la dimensione divulgativa, fino alla dimensione teatrale. Proprio per fare in modo che una società che è sempre più soggetta a una trasformazione di base tecnologica riesca davvero a comprendere come la tecnologia è a servizio della società. Quindi un politecnico vicino alla società, ma vicino anche all'interpretazione dei bisogni tecnologici di una società che cambia attraverso la vicinanza con un'innovazione sempre più a base tecnologica. Cambiano anche i mezzi di comunicazione. Il Politecnico come si pone su questo tema? Ma negli ultimi anni abbiamo fatto una evoluzione davvero significativa, entrando su tutti quelli che sono i canali social. Questo per raggiungere davvero tutti, non solo come fasce di età, ma anche a livello di fruizione sull'ambito nazionale e internazionale. Un vero e proprio contenitore culturale all'interno del quale si svilupperanno diversi filoni di attività, come l'ideazione e la produzione di spettacoli teatrali, cortometraggi, libri e podcast. Passiamo a produrre contenuti culturali, non semplicemente ospitarli nel Festival Biennale Tecnologia, ma
come dice il cosiddetto payoff, cioè quello che è insieme a Prometeo e nel logo, questo Tech Cultures, andiamo a declinare a teatro, al cinema, nei social networks, prodotti che possono arrivare a quante più persone possibile, soprattutto intendiamo farlo in modo continuo, in modo tale che, a prescindere dall'appuntamento della nave ammiraglia di Biennale Tecnologia, noi si sia sempre presenti nel sollecitare riflessioni nella società sulle tecnologie, sulle problematiche da affrontare. Abbiamo visto che entra in gioco anche il mondo della scuola. Sì, avremo una modalità di declinazione di Prometeo per le scuole in cui entreremo nei teatri italiani con sei speaker che affronteranno sei grandi sfide dell'umanità, accendendo i cuori e le menti di scolaresche che riempiranno questi teatri e magari partiranno con dei progetti didattici con i loro professori. Una vigna urbana nel campus universitario del Politecnico di Torino è a fianco di un polo dove nascono le start-up di tecnologia e innovazione. Nasce Campus Grapes, promossa dall'Ateneo e da City Culture, Startup Green Tech. Il vigneto sarà su un'area di poco meno di 1000 metri quadrati con viti piantati in 750 vasi di varietà particolarmente resistenti. Oggi, nel giorno della presentazione del progetto, è partito il crowdfunding che dovrebbe concludersi il 7 gennaio. Ad aprile 2025 è previsto l'avvio dei lavori, a giugno l'inaugurazione. Proseguirà anche a Torino fino al 23 dicembre la settima edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni condotto dall'Istat. La nuova rilevazione censuaria avviata nel 2018 si svolge ogni anno su un campione casuale di famiglia realizzata esclusivamente con un questionario elettronico. Il Comune, per favorire la diffusione dell'informazione ai cittadini, ha distribuito i manifesti Istat nelle 8 sedi circoscrizionali e dell'URP, nelle 13 sezioni della Polizia Municipale, nelle 13 sedi anagrafiche, nelle sedi di punto informativo unificato, Informa Giovani, Informa Lavoro, Informa Stranieri. L'ufficio statistica sta inoltre inviando alle famiglie campione la lettera informativa a nome della città di Torino con i riferimenti telefonici e gli orari del centro di rilevazione. Un'antica pergamena a firma del vescovo Guccione di Vercelli, datata 26 giugno 1153, verrà restituita alla città di Cherasco nel Cuneese dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino. Il reperto era stato rubato nel 1973 dal locale Museo Civico Adriani. Si tratta di un documento con il quale l'autorità ecclesiastica risolveva una disputa tra i canonici di Casale, oggi Casale Monferrato, e quelli di Torcello. La riconsegna del prezioso bene avverrà durante una breve cerimonia alle 17 nel municipio di Cherasco in occasione del 781esimo compleanno della città. Questa sera non vedo l'ora, la trasmissione di GRP Vera TV condotta da Roberto Monteriso prosegue il viaggio dedicato a uno dei borghi più belli d'Italia, Usso, in provincia di Torino. Questa sera andiamo a Pian dell'Alpe, ne scopriamo di più questo servizio, l'appuntamento con Non vedo l'ora è sempre alle 20.30, sempre sul canale 15. Ci troviamo a Usso, per la precisione qua siamo a Pian dell'Alpe, sarà uno degli argomenti della puntata di questa sera, ore 20.30, a Non vedo l'ora, qua su GRP Vera TV, canale 15. Ora però andiamo a gustarcene un assaggio. Qua siamo in un bellissimo pianoro, siamo a Pian dell'Alpe, siamo quasi a 2000 metri. È bello sia in estate che in inverno, sia in questa stagione, è bello in tutte le stagioni qui. Abbiamo i prati con le mucche, la cavallina di una nostra figlia di una nostra allevatrice della Monica, sono i nostri agricoltori che portano le loro bestie agli alpeggi. Come vedete è tutta tagliata l'erba perché stanno pascolando a zone, abbiamo gli abbeveratoi, c'è una zona campeggio estivo molto carino e poi se alziamo gli occhi abbiamo il Colle delle Finestre. Noi siamo famosi per il Colle delle Finestre, gli appassionati di bici lo conoscono perfettamente, c'è stato il Tour dell'Avenir quest'estate e prossimamente avremo passaggi del Giro d'Italia e del Tour de France. Era soltanto un assaggio di quello che vivrete questa sera a partire dalle ore 20.30 qua sul canale 15, il racconto di Usso. A Non vedo l'ora, a voi la linea. Per ora è tutto, dopo la sigla c'è lo sport.
Dopo il pari in Champions League, la Juventus torna a pensare al campionato e al derby della Mole. Oggi l'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2023-2024 in perdita per 199,2 milioni di euro. Archiviata la serata di Champions League, il pareggio ottenuto contro Lille, la Juventus ora è totalmente concentrata sul derby in programma sabato all'Allianz Stadium. È vero che la squadra di Thiago Motta martedì sera non ha vinto, ma è altrettanto vero che si è comunque vista una bella partita con i bianconeri che hanno imposto il proprio gioco per lunghi tratti e creato molto. Intanto il club sul sito ufficiale ricorda che la Juventus è la squadra che ha pareggiato più partite nel 2024 in tutte le competizioni tra le formazioni dei 5 maggiori campionati europei. Dusan Vlahovic ha impiegato 11 partite per realizzare 5 gol in Champions con la Juve. Solo 3 giocatori stranieri hanno raggiunto questo traguardo in meno gare. Si tratta di Gonzalo Higuaín, 10 gol, David Trezeguet, 9 e Cristiano Ronaldo, 8. Inoltre, prosegue la nota, Vlahovic è il giocatore della Serie A ad aver segnato più gol in trasferta in tutte le competizioni della stagione, 8 su 9 totali. La rete contro Lille è stata la 50esima del serbo sotto la Mole. Il club bianconero tramite X ha voluto celebrare il suo bomber che ha raggiunto questo grande traguardo proprio con la vecchia signora. Un'altra notizia è quella relativa alle condizioni di Nico Gonzalez. Convocato dall'Argentina, ha deciso di restare alla Continassa per recuperare. Oggi, assemblea degli azionisti. Il bilancio 2023-2024 ha portato a un saldo negativo di 199 milioni di euro. La mancata partecipazione alla Champions League, la principale giustificazione del passivo. Un passo indietro rispetto al rosso dello scorso anno, che era di 123 milioni, ma migliore rispetto alla perdita di 239,3 del 2021-22. Il Toro di Vanoli cerca il riscatto. La squadra continua la preparazione in vista del derby di sabato. È una settimana decisiva questa, è particolare, molto particolare, quella che porta al derby della Mole. Come si prepara in questo momento così delicato una sfida come la Stracittadina? Si prepara da sola, quindi non c'è tante prove da fare, non c'è nulla, quindi hai detto tu, la Stracittadina è sentitissima e da una parte secondo me i giocatori sono ansiosi di giocarla, perché comunque poi dopo quando stai tanto tempo senza giocarla, che passano tanti giorni, diventa lunga, ha la possibilità il Toro di fare una settimana intera, di fare una settimana tranquilla, quindi questo sicuramente può essere un punto di vantaggio. Arriva nel momento peggiore, la partita più complicata è una partita in cui dai tempi di Cairo su 30 partite mi sembra ci siano 23 sconfitte, 6 pareggi e una vittoria, numeri che parlano da soli e quindi evidentemente c'è da augurarsi che Vanoli riesca, come dire, a mettere un po' insieme anche la quadra di una situazione che in questo momento secondo me è scappata di mano anche a lui. È tutto, ora la linea va al meteo, poi nella seconda parte del telegiornale avremo ospite in studio Marta Valsagna, segretaria generale Agis Piemonte, Valle d'Aosta, per parlare di cinema al cinema, appuntamento per le famiglie. Restate con noi.